un rosbif. Ne vuole metà? Sa, io le devo ancora un favore. Un bel sandwich saporito. Ottimo per estinguere un debito. Non ho bisogno che lei mi ricordi che mi deve un favore. Al momento giusto farò la mia richiesta. Le chiederò più della metà di un sandwich. Sceriffo Swan? Posso concederle 30 minuti con Henry? Lo porti a prendere un gelato. Vuole restare sola con il signor Gold? Le restano 29 minuti e mezzo. Ciao, Emma. Ciao. Per me una coppetta, grazie. Solo per questa volta. Andiamo, coraggio. Wow. Non vedeva l'ora di fare questa conversazione. A quanto pare questo era l'unico modo in cui potevo ottenerla. La prego, si sieda. Se tra due persone ognuno ha qualcosa che l'altro vuole, si giunge sempre a un accordo. Lei è in possesso di ciò che voglio? Sì. Dunque, ha spinto lei, Mo, a rubare? Mi è bastato suggerirgli che un vero uomo prende ciò di cui ha bisogno. Già, e gli ha suggerito esattamente cosa prendere, non è vero? Io e lei ci conosciamo così bene, signor Gold. Siamo arrivati a questo punto? Sì, sembra proprio di sì. Lei sa cosa voglio io. Ma lei invece cosa vuole? Io voglio che risponda a una sola domanda. Una domanda molto semplice. Qual è il suo nome? Sono il signor Gold. E il suo vero nome? In ogni momento passato su questa terra mi sono chiamato così. Ma che mi dice dei momenti passati in un altro posto? Di che cosa sta parlando? Io credo che lei lo sappia. Se vuole riavere ciò che è suo, deve dirmi il suo nome. È Tremutino, soddisfatta? E ora mi dia ciò che voglio. Che aggressività. Già. È tutto per questa. Non l'avrei detto, ma lei è veramente un sentimentale. Grazie tante, Vostra Maestà. Dunque, ora che possiamo finalmente essere onesti, cerchiamo di ricordarci come stanno davvero le cose. Questa cella potrebbe ingannarla. Il potere è nelle mie mani, se lo ricordi. Uscirò in men che non si dica, e non sarà cambiato nulla tra me e lei. Questo è tutto da vedere.